Emergenza rifiuti in Campania. Secondo il governo è stata risolta. Napoli è tornata una città normale, almeno all'apparenza. L'inceneritore di Acerra è stato inaugurato. Da un po' di tempo non si sente più parlare né di manifestazioni né di proteste. Anche la stampa ha un po' allentato, potremmo dire, su questo tema. Ma forse non è tutto oro quel che luccica, se è vero che i comitati della rete Campana Rifiuti si sono addirittura autotassati per organizzare un tour espressamente dedicato alla stampa estera, quindi la stampa non soltanto a tutti i colleghi della stampa estera perché potesse vedere con i propri occhi che fine ha fatto la spazzatura in Campania. Insieme ai colleghi della stampa estera c'era anche qualche giornalista italiano e la lasagna. Nata e fatto tanto di corsa, una zona in cui sicuramente un'attività. La situazione è peggiorata, dicevamo, siamo andati con i colleghi della stampa estera, alcuni hanno già partecipato a un precedente, chiamiamolo Viaggio spazzatura, organizzato. viaggio organizzato, è stato ribattezzato Spazzatour, di Guido Bertolaso, perché erano stati dai ragazzi, dai giovani, dai comitati, dagli attivisti per andare a vedere le cose che, diciamo così, il tour ufficiale non avrebbe consentito loro di vedere, e quindi le discariche di rifiuti tossici speciali sparsi nel territorio, le discariche non a norma. E A distanza di tempo, che cosa avete trovato? sicuramente la situazione è estremamente in, diciamo, nella provincia. Sicuramente in Puglia l'emergenza, quindi, è stata risolta, però che fine ha fatto la spazzatura? Per capire che fine ha fatto la spazzatura, diciamo, siamo andati a vedere soprattutto tre posti fondamentali. Il primo è stato Taverna del Re, forse abbiamo visto prima le immagini. Questo invece è, di cui vediamo le immagini, è una visita proprio ad uno dei luoghi dove si trovano le cosiddette discariche abusive. Vedete copertoni, mucchi di Ethernet che sono abbandonati lungo quasi tutte le strade che attraversano l'Agro Aversano. Qui siamo sotto una bretella, non è la Semediana, ma insomma è la dei comitati che spiegano qual è la situazione. Ovviamente in tutte queste zone che noi abbiamo girato non abbiamo incontrato nessun tipo di controllo, nessuna pattuglia della polizia o dei carabinieri o di militari che cercassero di controllare il territorio. Qui vediamo che è stata raggiunta la salute, il E paesaggio. dell'ambiente, che nei colleghi della come hanno agito a questa situazione di cui vedevamo anche queste immagini. Ma erano molto sorpresi, intanto perché non si capacitavano del fatto che non ci fossero controlli di polizia, mentre noi stessi siamo stati oggetto di un controllo da parte di una pattuglia dell'esercito. Perché l'esercito, zona militare adesso? Allora, adesso tutte le discariche, i siti di stoccaggio, tutto ciò che ha a che fare con l'emergenza rifiuti, per decreto del governo da un anno a questa parte è diventato zona strategica di interesse militare, per cui è circondato da filo spinato, nessuno si può avvicinare. È anche molto difficile per i cittadini come dire, effettuare un controllo democratico su cosa effettivamente avviene all'interno di Per queste i cittadini e strutture, di anche per questi la impianti e stampa. anche per la stampa, ovviamente. Noi siamo stati fermati su una provinciale, qui vediamo invece i Regilagni, questo è interessante perché i Regilagni sono un sistema di canalizzazione dell'epoca borbonica che doveva servire a portare acqua alle campagne, circondati da gabbiani, in una situazione anche sanitaria sicuramente non dovrebbe essere costruito l'ultimo inceneritore campani, problema anche questo con cui ha riferito il primo pentito Gaetano Vassallo, di tonnellate di rifiuti, di accesso a una mista di rifiuti che non è legge a qualunque normativa, ma ricordiamo che il decreto approvato l'anno scorso dal nazionale e anche europeo. Noi comunque abbiamo raccolto alcune impressioni di colleghi e possiamo mandarle in onda. Sono curioso di vedere che fine hanno fatto l'immondizia che abbiamo visto l'anno scorso dilagata nei nostri telegiornali. Adesso andiamo a vedere dove è andata, che fine ha fatto. Questa è la mia curiosità. Sentiamo che tutto è a posto, vogliamo vedere con i nostri occhi cosa è successo. E mi sembra una cosa essenziale di vedere con i nostri occhi la situazione. Io come
stampa estera e la perplessità credo di chiunque, campano o non campano, venga a conoscenza di questa situazione e veda queste immagini che tu ci hai mostrato. Sì, naturalmente, anche perché è molto difficile capire che cosa c'è dietro. E che cosa c'è avanti, che cosa c'è nel futuro. E cosa c'è anche nel futuro, però non si può capire il futuro anche se non si capisce cosa c'è dietro. Il tour che è stato organizzato doveva servire proprio a questo, a far capire come, questa è la tesi poi dei comitati sostanzialmente, ma è parzialmente stata già dimostrata dai processi in corso, come l'emergenza rifiuti in Campania sia stata in realtà costruita ad arte, sia stata in indotta proprio per favorire imprese che erano quelle che poi avevano la gestione complessiva dei rifiuti. I giornalisti della stampa, un po' l'abbiamo detto, delle navi, dei veleni, ormai che non è una questione dei rifiuti. Far vedere ai giornalisti e indipendenti come è stata risolta la periferia, che da 14 anni a questa parte è visto stato di ancora di più. Ah, questo è un argine lungo 2 chilometri in cui abbiamo vari cumuli di masse di auto e come potete notare questa è raccolta di una risa sprecata. In l'ecomafia di smaltire questi pacchi erano siglati UNICEF, per cui erano anni destinati. Mentre c'è tutto un settore di multinazionale in pregilo e nessuno ne sta parlando. Ora perché sulla Campania è caduto un silenzio. Questa visita, e speriamo che gli amici giornalisti e la stampa estera possano darci una mano, che il sistema di gestione del territorio è completamente fuori controllo e che non si può pensare di risolvere i rifiuti mettendoli in discariche nella provincia napoletana e casertana. Il governo dice di aver risolto l'emergenza rifiuti in città, però nelle campagne la situazione è ancora questa. Voi questo l'avevate già previsto in realtà?